In occasione del non anniversario della fondazione dell'Orchestra di Fiati di Cinque Frondi, la cittadina ha festeggiato con una 3 giorni di attività musicali i suoi musicisti, con il patrocinio del comune. Il maestro Giovanni Punzi, primo clarinetto dell'Orchestra del Teatro di Copenaghen, ha tenuto una masterclass che ha coinvolto i giovani artisti provenienti da tutta la Calabria. Questo appuntamento è stato il preludio al concerto finale che si è tenuto ieri nella Chiesa del Carmine, durante il quale il maestro, accompagnato dai giovani musicisti dell'orchestra diretti dal maestro Cettina Nicolosi, neopresidente del Conservatorio di Musica Francesco Cilea di Reggio Calabria, e del maestro Andrea Calabrese, docente dello stesso conservatorio, ha dato prova dei suoi virtuosismi musicali riconosciuti a livello internazionale. Perché per celebrare il nono anniversario al cospetto della nostra comunità è davvero emozionante, perché appunto siamo qui dopo 9 anni, 9 anni sono tanti, e quindi devo dire che il raggiungimento di questo traguardo speciale è dato dalla perseveranza, ecco, dalla costanza nel raggiungimento di questo obiettivo. E devo dire che gli ingredienti principali sono la passione, ma anche lo studio, sacrifici di tantissimi giovani che oggi hanno modo di confrontarsi con un ospite d'eccezione, un ospite che ha avvarcato i nostri confini nazionali e che appunto rappresenta l'Italia nell'orchestra appunto del Teatro di Copenaghen, il primo clarinetto Giovanni Punzi. E per i nostri giovani è davvero un momento speciale, perché hanno modo di confrontarsi con un personaggio, ecco, di levatura nazionale e internazionale, un personaggio che si è distinto nel panorama musicale. L'Orchestra di Fiati di Cinque Frondi, nominata Centro di Alta Cultura dalla Giunta Provinciale di Reggio Calabria, è partita 9 anni fa in sordina, ma ha saputo farsi riconoscere a livello internazionale, avendo come punto di forza la volontà di crescere per ridare alla sua città gli allori e la gloria di quando Cinque Frondi era il centro della musica.